Pulsante, la P. La P ha funzionato. Non c'è il mouse. Il mouse è niente. Salve! Sono tornato! Sono tornato per dirvi che questo video è sponsorizzato da NordVPN! Ma non sono qui per tediarvi come al solito dicendovi che cos'è una VPN, di tutte le protezioni che potete avere da essa, anche se effettivamente sono tante cose molto molto belle che vi consiglio di andare ad approfondire. Navigate sicuri grazie a NordVPN. Ma oggi vi voglio parlare di sconti e risparmi. Se tra l'altro siete persone che vanno in vacanza e non fate gli streamer, sapevate che gli italiani spendono quasi il 16% in più quando devono pagare le proprie vacanze? Semplicemente perché i siti fanno un po' i furbacchioni, ma voi grazie a NordVPN potete ovviare e risparmiare qualcosina. Ma le offerte non finiscono qui! Infatti, se fate più di 2 anni di abbonamento a NordVPN, avrete diritto ad una carta GoGift, che potrete utilizzare per i vostri viaggi in Flixbus, ad esempio, ma non solo, anche con Amazon, Apple, Nintendo. Le carte partono dal piano base a 10 euro per arrivare fino al piano Ultimate a 50 euro, ma vi lascio tutto in descrizione. Navigate tranquilli, navigate sicuri, navigate risparmiando, ma soprattutto andate in vacanza con NordVPN. Adesso vi lascio al video, non è granché. Cioè, meglio, il video è bello, il gioco... Bon, dai, andiamo a farcelo mettere nel culo. Inizia. Quel giorno, dopo la lezione... Dove sta? Che cos'è? Una bambola. Giustamente si chiama Dolls, quindi... Lo è. Un orfanotrofio? Questo è il bagno dove mi cambiavo quando andavo a giocare a pallavolo. Non è possibile... Non ho letto. Ma io sono un mostro, ero terribile, che corpo era? Ma sono veramente un mostro! C'ho anche i seni! Ma sono... cosa sono? Una donna nuda? Infermiera di Silent Hill! Salute, energia e paura. Come paura? Come muove la testa? Non avrei dovuto metterlo il movimento della testa. Infatti lo tolgo. Però senza il movimento della testa non mi vedo più i seni. Abbiamo scoperto roba che non dovevamo, forse. Prendi la torcia, ne avrei bisogno. Ma sono io il mostro? Ah, questa è la torcia? La torcia ha una batteria? Non mi sembra. Siamo nel deserto. Cos'è? Una prigione texana. My world? This world? Il mondo alla rovescia? Cosa succede? Cos'è? Ma è mia cugina quella. Era come me, aveva i piedi neri. Farà parte della stessa tribù. 367, 366. No, dove è andata? Francesca? Chiave necessaria. Ok. Ostia, non ci vuole di contare. Sarà importante? Allora, sono 4, 5, 6, sono 7. Ho deciso di scrivere queste annotazioni con le osservazioni che ho fatto da quando sono emerso in questo mondo. Virgola. Prima che io finisca per dimenticare tutto. Un giorno mi sono svegliato in questo corpo, che sembra essere una specie di bambola. Ah! Tuttavia, sembra avere degli organi, anche se non provo fame né necessità di bere. Avverto stanchezza, affaticamento e molto sonno. Questo luogo sembra privo di vita. E ogni tanto vedo bambole sparse per i corridoi. Probabilmente sono altre persone portate qui che non sono riuscite a fuggire, rimanendo in uno stato inerte. Beh, questa è solo un'ipotesi. Non so se qualcuno leggerà questo messaggio, ma dico solo una cosa. Cerca di fuggire più velocemente possibile prima di rimanere intrappolato. Intrappato, in realtà ci sarebbe scritto, in questo luogo per sempre. Quindi siamo bambole. Anche se io ho le unghie, quindi... Questo è Re dei Burattini, mi sa. Oh no. Se salta fuori un personaggio che si chiama Re dei Burattini, disinstallo, M'ha preso. Ah, sono bambini impiccati. Pensavo fossero due ovaie, non capivo. Qua invece ci sono gli armadietti. 365, 366, 367. 365 c'ha un cazzo. Il 367 c'ha la chiave. Quindi adesso potrò aprire la porta 367. Mi viene da dire. Allora, c'è Sauron che guarda la ragazza felice e la famiglia morta. Ah, una bambola qui. Acquista strana bambola. Ma io ho un inventario qualcosa. Ah, paura. Avevo della paura. Si è alzata la... Qua... Perché avevo della paura? Di qua si scende nell'oblio. Magari evitiamo, sono stato io? Ah, non dico che mi sto rompendo i coglioni. Però mi sto rompendo i coglioni. Cioè... Sono arrivato qua. Mi hanno dato un po' di lore. Ma proprio accennata. Manco stessi giocando un gioco From. Caputtana che troia. Ma si... Cos'era sta...
Paura 98, come? Che era? Ma che jumpscare questo silenzio poi? Va bene. Bello comunque il disegno, carino. La decorazione di Halloween, ma... Ok. Allora, qui c'è Satana che dice... Comunque, vi brucio tutti! E poi li brucia. È il simbolo del triangolo. She's watching you. Ok. E c'è il triangolo di Dio. She's watching me. E che cazzo è sta she? E perché mi swatcha? What is the meaning of life? Guarda, se lo sai, dimmelo. Questa è una scena da anime fortissimo. Ah, scendo. Non so da quanto stiamo giocando, ma... C'ho veramente già le palle piene. Ah, ecco. È successo qualcosa, attenzione. Jumpscare. No? Ma signorina, cosa fa sbircia? Ah, cosa c'è scritto? Se qualcuno trova questo biglietto, sappi che non sei solo. Sono comparso improvvisamente in questo luogo e non so più cosa fare, né come uscirne. La mia mente è confusa, non ricordo più né il mio nome né il mio volto. Ho paura. Mi sento solo o sola. Non so se ho la forza di andare avanti, tutto sembra così oscuro. Allora, qui Sauron 2, immagino. Questo era 4. Questo era 4. C'erano delle scene di nudo. Porca puttana! C'erano delle scene di nudo, ma niente di che. Allora, questo ne ha 4. E l'avevo messo. 3. 3. Sembrava avesse il cazzo, che paura. A cosa è servito? Ho fatto un giro e sono tornato indietro. E beh? Il re dei burattini che si mangia le bamboline. Se giochi con me, prometto di aiutarti. Alla fine ho perso i disegni che ho fatto. Potresti trovarli per me e metterli nei quadri? Minchia, volentieri. 1, 2, 3, 4. Ale. Perché troia, che succede? Ah, era la mia testa tolta dal corpo. Does it work to calculate leaves in different dimension too? Ah, non lo so. Niente, vabbè. Se andavo a sinistra anziché andare a destra, avrei scoperto l'obiettivo. Che ho comunque fatto. Punto di domanda. Bisogna mettere un'offerta, dice. Ma dove sono finito? Cioè, da dove sono arrivato, più che altro? Troia puttana, che paura. Ma hanno solo 4 posizioni ste ragazze. If you are still conscious, run away. Run away da dove? È chiuso tutto. Ambigua! Oh, carino. Ah, sono sicuro che il mostro mi ammazza se mi prende. Loro non so perché mi fanno paura. Perché il mostro è cattivo. Ah, no, non so che di... Cioè, sono carine, Esteban. Non so perché, mi ricordano qualcosa. Cosa c'è? Gli spermatozoi che fecondano l'ovulo qua. Al di là delle pose che, vabbè. The Witcher 3, una freccia. Mom is my queen. Mi fa piacere. Signorina, mi fa gesti? Chi è? Dov'ha? Ho preso paura, visto? Vabbè, prendo la chiave. Grazie. Oh, dai, almeno succede qualcosa di interessante. Ci sono delle falenone lì. Io mi faccio i cazzi miei e campo 100 anni. Non mi giro. E io non mi giro. Lo sapevo. Lei non ha fatto niente. E le forbicione. Ok, quella con le forbicione era quella che abbiamo visto all'inizio, no? Marca puttana! Stavo dicendo, ma... Scusate. La percentuale della paura. A che serve? Per dirti che hai paura? Sì, però non ho capito. Mi conviene stare fermo ed aspettare, come adesso? E che scenda? Ciao. Darkness awaits you. Ecco qua. A uguale 8. Andiamo a vedere da cosa scappava. Ma era il Demogorgone! B uguale 52. C5, A8, B52, C5, D18, ho capito, girare con carta e penna, i mostri ruttano, A più B meno C per D, 18 per 5 uguale 90, meno 30, scusami, A più B è 60, 18 per 5 fa 90, meno 30 la risposta, quindi 73, 30 meno 30, ecco qua. Vedo che sei ancora vivo. Sulla tavola ho lasciato uno dei miei giocattoli preferiti. Usalo come offerta per continuare a giocare. Ma io non voglio. Ah, adesso devo tornare all'inizio dove c'era scritto che dovevo mettere l'offerta. Ah sì, siamo proprio tornati nello stesso posto. Cassetta VHS. C'è un lettore VHS qui da qualche parte? Forse lei lo sa. Ah, eccolo qua. Grazie.
Ah, mica quanto age questo VHS. Allora, c'è un consiglio comunale. Stanno deliberando per qualcosa. La giunta sta decidendo se mettere o meno un'altalena. Una donna senza gambe. Non lo so. Vabbè. Achievement. Non so. Ah, siamo al cimitero adesso. Ok, un cambio d'ambientazione. Lo accetto. Lì c'è il mostro, lo evito. Abbiamo un mondo un po' più open. Qual è il collegamento? Non ho capito niente. Lì ci sono i mostri che mangiano. Lui è uno dei nemici dei Power Rangers, comunque. Per niente è fastidiosa la luce qua. Ah no, guarda, dovrò andare di qua. No! Dove le hanno impiccate queste? Cos'è? Che fili lunghi? Mi dispiace, sorelle. Sono appesa a un dirigibile marrone. Sanguinato, nascondino. All'insanguinato. All'inseguimento, a nascondino. Ai puzzle. La mamma permette a qualcuno di scappare da questo posto? No. Qual è il mio gioco preferito con le nuove bambole? Ah, sto sbagliando tutto. A nascondino. Ho perso. Non ho capito un cazzo. Ah, dici che devo premere anche invio per selezionare? Il demo minchione! Cioè, se entro qua, non sono invulnerabile. Aia. Ok. Ah, aspetta, c'era una scritta qui. Giochiamo, ho scritto alcune domande molto semplici. Se le indovini ti aiuterò a scappare. Tuttavia, non puoi fare tre errori. Ok, perfetto. Qual è il gioco preferito della mamma con le bambole? L'inseguimento. Il mio hobby preferito oltre al gioco? Disegnare. Mamma permette a qualcuno di scappare dal posto? No. Ti fidi di me? Mi fido. Quali sono le creature che valgono per i corridoi? Demoni malvagi? No. Qual è la punizione per chi tenta di scappare dalla scuola? Una morte lenta. Io ho risposto random, perché che cazzo ne so. Vabbè, cosa ho vinto? Oltre alla noia. Siamo in un posto Vieni da me. Incontrerai me e mamma. Ah, il dondolo. Quello che dondola. Ok. Io e mamma giocavamo ogni giorno con i nostri nuovi amici in questo giardino. Mi fa piacere. Tuttavia, quasi tutti hanno insistito per andarsene e questo ha fatto arrabbiare la mamma. Anche se hai risposto bene alle domande, non posso aiutarti a scappare. La mamma sarebbe molto arrabbiata con me. E siamo tornati dentro la scuola. Vado. Sta cercando di uccidermi. E sti cazzi? Ci sono tre cazzi qua. Qui ci sono 5 cazzi. 3 cazzi verdi, 5 cazzi rossi. 3 cazzi verdi, 5 rossi, 1 giallo. Volevo solo andare a casa, ma guarda. A chi lo dici? Cosa sto sentendo qua? No! Ah, ok. Mi piacerebbe sentire la mia schiena fare questo rumore. Quando te la scricchiano. Che poi, scusami, se siamo tutti marionette, perché ci facciamo paura a vicenda? Non ho capito. Ah! No, adesso che colore è questo? Che ne so io? Era un giallo, 3 verdi e questi qui 4 lignei. Ah, questi qui sarà blu. 2 blu. Mazza che enigmi fighi comunque, Mi sono veramente appassionato. Di nuovo un'altra chiave. La chiave esci. Sei vicino all'uscita, prendi la chiave sul tavolo ed esci dalla porta nel corridoio. Tuttavia fai attenzione perché mamma è piuttosto arrabbiata con te. Mamma no! Ma è il livello finale di Spider-Man per la Play, quando c'è Doc Carnage che ti incula! Ah, sono morto. Ma se io provo ad andare a destra... Cioè, cambia qualcosa, secondo voi? C'è un giusto e uno sbagliato. E come faccio ad evitarmela, scusa? Cioè, non posso sbagliare. Però se try and error è veramente troppo una merda. Destra di nuovo. No! Per fortuna, grazie. Destra di nuovo. Vacca puttana. No, vabbè, dai. Sinistra, destra, dopo che lei ci guarda, sinistra di nuovo. Ah, qua tre pure ne hanno messe. Destra. Ok. Sinistra. No. Forse ci siamo? Siamo di nuovo fuori. Ma anche prima eravamo fuori. No, il train error su quella roba lì era veramente da teste di cazzo, comunque. Ah, l'altalena. Congratulazioni per essere arrivato fin qui. Ora ti racconterò un po' di me. Da quando ricordo, sono sempre stata in questo luogo, vivendo da sola per centinaia di anni. Fino a un giorno è apparsa la mamma e mi ha adottata. E come te, mamma diceva che l'avevano chiamata nel mio mondo.
ma in realtà non sono mai uscita da qui. Le nostre realtà devono connettersi in modo che neanche io capisco completamente. Le dicevo che questo è il nostro regno e lei è la nostra regina. E dopo tanto tempo la mamma faceva già parte di questa realtà. Tuttavia, anche con la mamma vicina mi sentivo sola. Finché non hanno cominciato ad apparire altre bambole come te. Mamma e io abbiamo creato giochi per giocare con loro, impedendo loro di scappare e lasciarci. Tuttavia, molti avrebbero perso la sanità mentale e sarebbero diventati inerti. O completamente disturbate. Scusa, ma i mostri? Chiunque rappresentasse una minaccia, mamma se ne sbarazzava rapidamente. Non posso aiutarti a tornare nel tuo mondo. Mi piacerebbe che tu restassi qui con me e con mamma. Potremmo essere grandi amiche per tutta l'eternità. Il mondo fuori è pericoloso, le creature di questo luogo non gradiscono gli invasori. Se un giorno decidi di tornare, sarò qui a braccia aperte. Buona fortuna. Rifacciamolo! Sei fuggito? Sì, però... Le recensioni sono positive. 17, ma positive. Sentite questa. Absolutely loved this game. Everything about it was good. Highly recommend. Un altro. Truly terrifying. First game in a while I've been scared to even keep going, but very good. Puzzles were good and story was fucking good. Sto cristiano ci ha giocato per 3 ore e 8 minuti. Come cazzo ha fatto? A parte la parte del try and error, che posso capire che ci ha fatto perdere tempo. Come hai fatto a fare quasi 4 ore? Ci ho giocato 65 minuti io. Boh. Si è immerso così tanto da addormentarsi. È per forza.